Osservare una planimetria aiuta a capire subito com'è distribuito un immobile. Nel tuo annuncio cerca di non mostrare una planimetria troppo tecnica. È sempre meglio pubblicare un modello semplice e chiaro. Crearlo è facile. Ti mostriamo come fare. Prendi carta e penna. Dai un'occhiata generale alla casa per farti un'idea approssimativa delle dimensioni e della distribuzione degli spazi. Questo è importante per posizionare correttamente la porta principale e per non rimanere a corto di spazio sul foglio. Inizia a disegnare le pareti e continua girando il foglio ogni volta che giri un angolo. Continua a tracciare le pareti e disegna le finestre e le porte, indicando verso dove si aprono. Una volta realizzata questa prima bozza, ripercorri l'immobile stanza per stanza, misurandone lunghezza e larghezza con un metro o anche con il tuo telefono. Passa la tua planimetria pulita al computer con uno dei tanti programmi che esistono sul mercato. Uno dei più semplici da usare è PowerPoint. Con le sue figure puoi creare ogni stanza e adattarne le dimensioni. Una volta che avrai disegnato tutta la planimetria, cattura l'immagine con l'applicazione di Windows. Se hai un Mac, potrai fare uno screenshot con la stessa facilità. Carica la planimetria nel tuo annuncio e l'applicazione di Idealista la riconoscerà automaticamente.